Destra Sanremo a maggio fece una richiesta di interventi urgenti in comune, proprio relativa a queste situazioni di pericolo, segnalando sia con una relazione scritta sia con delle fotografie alcune appunto situazioni di pericolo. Tra le tante segnalate vi era questa, che adesso cerco di farvi vedere, relativa ad una spaccatura sull'asfalto molto molto evidente. Come potete vedere ha ceduto e sta cedendo proprio anche la parte del muretto dove questa strada si appoggia. È molto significativa l'immagine anche di questa scala che, come potete vedere benissimo, pende completamente da una parte. Allora, qui va detta una cosa, premesso che in questa zona praticamente almeno negli ultimi 40 anni, e questo palo lo dimostra, non è stato fatto un minimo di manutenzione. E di conseguenza non sono stati mai programmati degli interventi di asfaltatura o comunque di messa in sicurezza delle strade. E qui non si tratta del fatto che il patto di stabilità impedisse di spendere dei soldi, perché 40 anni fa i soldi a Sanremo c'erano e c'erano e come, quindi vuol dire che non sono stati spesi, probabilmente perché non interessava nessuno, probabilmente perché in questa frazione non ci sono politici che ci abitano e non ci sono santi a cui votarsi quando succedono queste situazioni. E quindi adesso il discorso è questo qui, situazioni di pericolo, le strade franano, i pali franano, la situazione è questa, non c'è manutenzione, non viene fatta pulizia, non viene fatto assolutamente niente. Quindi noi ci stiamo muovendo, ci siamo mossi e stiamo cercando di fare il possibile. E a maggio, quando facemmo la segnalazione, il comune ci rispose che era perfettamente a conoscenza di questa situazione, ma che appunto per mancanza di fondi non era possibile fare nulla. Ok, adesso si è asfaltata via Carli, il sindaco ha fatto una bella conferenza stampa dove ha dichiarato che verranno fatti interventi nelle frazioni. A noi non risulta che in questa zona siano previsti interventi. Questa buca, che adesso cerco di nuovo di farvi vedere, è stata segnalata, ma come potete vedere, nonostante siano passati i vigili, e nonostante il comune ne sia a conoscenza, questa situazione di pericolo grave, perché come potete vedere qui c'è un avvallamento importante e molto pericoloso. Ci sono delle macchine che si sono già hanno già squarciato i copertoni. Qui se un motorino ci passa e prende questa buca se ne va di sotto perché non c'è protezione.